tutti, bentornati sul mio canale. Visto che, se non sbaglio, a brevissimo ci saranno gli Amazon Prime Days, ho detto quale miglior momento per farvi vedere le mie nuove scoperte Amazon. E questa volta, so che lo dico sempre, ma questa volta succosità a non finire. Cominciamo subito, direi di cominciare dalla palette che indosso, perché è una roba. Cioè, questa palette è una roba, si chiama La Mora Bronze Dream Palette. Ora, è evidentemente stata fatta sulla base della, come si chiama, Bronze di Natasha Denona, ma cioè, voi non avete idea della qualità. Ora ve la dimostro. Cioè, ma stiamo scherzando? Siamo seri? Ma i matte poi super colorati ma sfumabili. Guardate questo duochrome che si chiama Luna. Cioè, ma stiamo scherzando? Siamo seri? Ce l'ho sugli occhi. Bellissima, scriventissima, pazzesca. Cioè, bombamano.com. Bellissima. E sono veramente molto contenta di averla scoperta, perché mi piace da impazzire. Quindi direi di procedere con l'illuminante più bello che abbiamo mai visto nel nostro secolo. Dunque, allora, preparatevi. È l'illuminante che ho su in questo momento e ve lo giuro è accecante, senza però enfatizzare troppo la texture della pelle. Si chiama Full Moon Highlighter ed è di Wycon. Io l'ho preso nel colore 01 Inner Reflection ed è della mia adorata texture cotta. Ora, beccatevelo, è seta, sia sul viso che swatchato. Ha una polvere meravigliosa, veramente bella, potente, bella, non ho altre parole, stupendo, veramente. Sono molto, molto, molto contenta di averlo preso. Costa appena di più del classico low cost. Poi, altra super scoperta, la mia t-shirt. But First Makeup, col rossetto con i glitter, spero che voi lo stiate vedendo. Ora l'amo alla follia e l'ho presa su Amazon. Poi, parlando di skincare, ho trovato un siero fantastico che costa poco. Ora è lo ZILC Hyaluronic Acid Serum. Tutti noi usiamo un siero all'acido ialuronico, praticamente tutti noi. C'è un caldo oggi, ragazzi. Comunque, ok, mi vado a sistemare la base, torno, aiuto! Dicevo, siero allo ialuronico, bomba mano. Allora, questo contiene 2% di acido ialuronico e vitamina B5. È una formula semplice, più pesi molecolari, sono indicati anche i quantitativi dei pesi molecolari inseriti. È senza oli minerali, profumi, parabeni, alcol. È un siero semplice ma abbinabile veramente a qualsiasi crema voi utilizziate, soprattutto se non siete super bravi a lavorare i principi attivi tra di loro o come sorta di presiero o mixer. Io uso spesso l'ialuronico miscelato ai miei trattamenti. Veramente un bellissimo prodotto, non appiccicoso, veramente un bel prodotto, mi è piaciuto tanto tanto tanto, devo dire la verità, e ho visto che anche le recensioni sono bomba su questo prodotto. Poi, questa è una, possiamo definirla cavolatina, ma per me è stato un game changer. È questo, grazie amore, è questo coso, grazie, assistonto. Questo coso qui. Ora, è un tool con questi punti di contatto in siliconi duri, rigidi alla radice e poi morbidi in punta. E io lo utilizzo per fare lo shampoo. Ora, una cavolata così ha cambiato completamente la presenza di... Ora, io ho i capelli sottili, ma ne ho tanti e tendo ad avere le punte secche e alla radice invece che si sporca facilmente, tipico dei prodotti dei capelli sottili. Con questo, forse perché riesce ad eliminarmi anche il build up alla radice, soprattutto i prodotti di styling, quando faccio lo shampoo poi i capelli rimangono puliti più a lungo. Mi piace tantissimo, è una genialata e io lo adoro. Poi, bomba mano, altra bomba mano. Allora, lo scorso scoperte Amazon, o forse il top low cost, vi ho parlato della nuova cipria di Physician Formula, che a me piace tantissimo perché non è troppo matte, non segna, perfetta su pelle matura. Bene, è mica uscito la nuova Butter Dream Team, dove abbiamo praticamente tutte le novità Physician Formula. Questa palette l'ho usata anche oggi, a parte l'illuminante che per me è troppo scuro, è bellissima. C'è la nostra adorata cipria, la Butter Believe It, il Butter Believe It Blush, che è quello che indosso in questo momento sulla prima parte del viso, il meraviglioso Murmur Butter Blush, questo plum satinato, l'ho messo qua, è meraviglioso. La mia adorata Murmur Butter Bronzer, il matte che è un pelo più scuro ma riesco a usarlo. L'unica cosa, sì, l'illuminante è un pelo troppo gold per il mio incarnato, ma io adoro gli illuminanti di Physician Formula perché sono quasi dei cream to powder molto simili a Colourpop. Tutti i prodotti di questa palette sono favolosi, sfumabili, long lasting, con un profumo di estate di Monoi che puoi stare male. Veramente una gran palette viso, sono molto contenta. Come? Ho trovato questo prodotto. Ora,
Mi rendo conto che può non essere compreso a tutti, perché ho visto delle recensioni che non ne parlavano benissimo, ma credo di sapere il perché. Molte persone che magari non sono super fanatici di skincare non conoscono funzioni e risultati dell'esfoliazione enzimatica. Associano l'esfoliazione al granulo, no, che scrubba. Io non uso esfoliazione meccanica quasi mai, e lo sapete. Questo marchio si chiama Miley e ha fatto i 2-in-1 Exfoliating and Cleansing Pads for All Skin Types, sono 25. Ora, molto facili da usare, si attivano con acqua, spesso tra l'altro gli enzimi si attivano con acqua. Bene, avete due parti, una vedete liscia e una più seghettata. Voi infilate le dita, li inumidite appena sotto l'acqua, partite con la parte bianca e passate questa lotion che è schiumogena quasi, perché ha questa azione quasi detersione ed esfoliazione insieme, secondo step ovviamente, e viene questa mousse morbida che fa la schiuma. Poi voi lo girate e iniziate a far lavorare gli enzimi, anche però con questa micro esfoliazione meccanica, e sono delicati ma efficaci. Io ho notato proprio la grana della pelle più bella, ma non sono aggressivi, non sono acidi, non sono sensibilizzanti, mi sono piaciuti tantissimo, perfetti anche per quando si viaggia, perché ne metti due in una bustina di plastica volendo e ti porti solo quelli. Mi sono piaciuti tantissimo. Poi, genialata. Allora, in realtà ho trovato dei pennelli bomba, per motivi diversi. Tutti io di solito li lavo, li uso, li rilavo e poi vedo come sono, perché i pennelli vanno sempre lavati un paio di volte per capire come sono. Allora, e purtroppo uno non ho fatto in tempo a rilavarlo, ma vabbè. Questa bomba. Allora, questo qua è un nuovo pennello di Real Techniques, è il numero 108 e si chiama Primer Brush, perché nasce per prelevare il primer e poi stenderlo, ma io in realtà lo uso per diverse cose. Cioè, ad esempio, con il mio amato Butter Believe It Primer di Physician Formula, quindi Putty Primer, è perfetto e poi lo stendi. Ma a me piace tanto con cream blush, cream bronzer, fondotinta in pot, perché tu riesci a prelevare e poi è fatta apposta da un lato piatta per distribuire, e poi con questo sfumi con la terra, ad esempio, io prelevo, posiziono e poi... Ed essendo un buffing brush a media densità, ha un risultato bellissimo, mi è piaciuto tantissimo, non perde un pelo, l'unica cosa, lavandolo si è un pochettino aperto e io lo preferisco, perché riesco a sfumare anche con la Stippling Motion in facilità, quindi lo adoro, con facilità. E ho trovato questo trio di Ducare, bellissimo, purtroppo non ho fatto in tempo a rilavare questo, infatti è sporco, vabbè, comunque. È un trio viso bomba. Dunque abbiamo questo che è il concealer brush ed è fantastico per il correttore, perché è come un pennello da fondo ad alta densità miniaturizzato, quindi riesce a sfumare e pressare allo stesso momento. Il pennello da fondo foundation brush fantastico, taglio bisotté come li amo io, bella densità. Il mio addirittura preferito è il blusher brush, questo è quello che ad esempio ho usato anche oggi con la palette Butter Believe It, perché avevo questo, tanto non l'avevo lavato, quindi ho detto che riesco ad applicare bronzer, blush, tutto morbido, bella densità, è proprio il formato che io amo per il blush, lo adoro questo set, questo trio è bellissimo. Poi, allora, dove andiamo? Credo di aver trovato, non voglio dire la migliore, ma sicuramente nella mia top 3 maschere in vello di tutti i tempi. Per farvi capire quanto sono eccezionali. Sono di un brand coreano che si chiama Max Clinic, dopo vedremo anche un altro prodotto. E queste qua sono le Time Return Melatonin Cream Mask Sheet. Ora, e tra l'altro hanno una fabric, un tessuto vegan, ma la cosa bella qual è? La melatonina in skincare qui da noi soprattutto ancora non è molto in uso, ma in realtà ci sono un sacco di studi fatti proprio sulla melatonina, che sapete è un ormone che regola poi il ritmo sonno-veglia, ma si è scoperto che non è presente, non viene soltanto prodotto all'interno del nostro corpo, ma è presente anche nella nostra pelle. Ovviamente col tempo, con la carenza di sonno, con l'invecchiare, la presenza di melatonina cala e i trattamenti alla melatonina vengono utilizzati, veicolati in olio. Quindi la melatonina, finché la pelle la assorba, viene praticamente, utilizza un delivery system in olio ad alta dermoaffinità, ok? Infatti notate nei prodotti della melatonina, se ben formulati, ok, che sono presenti degli oli che servono per veicolarla, ed è risultato un super idratante e un super antiossidante, ok? Questi sono gli studi sulla melatonina. Questo è un prodotto a melatonina, in realtà poi questa azienda coreana ha tutta una linea alla melatonina, ma queste maschere sono in crema, cioè è un vello ma con la crema, non sono gelificate o liquide. Super imbibite, infatti io le uso due volte ciascuna, ce ne sono quattro in una confezione se non sbaglio, ed è già la seconda confezione che compro. Quando la sciacquate avete la pelle che fa
super idratata, super compatta, sono meravigliose, sono da provare, credetemi, sono meravigliose. Tra l'altro non c'è soltanto la melatonina, ma è una cosa che apprezzo, poi mettono tutti gli ingredienti sono indicati anche in ppm, quindi parte per milione, quindi in che quantità sono presenti all'interno del prodotto. E abbiamo anche ialuronico, ha più pesi molecolari, ceramidi, niacinamide, gli oli appunto, abbiamo estratto di sweet cherry, abbiamo le notera, abbiamo oliva, abbiamo diversi appunto oli che fanno da veicolanti alla melatonina, abbiamo la lantoina lenitiva, abbiamo camomilla, rosmarina, rosmarino, abbiamo di tutto veramente, c'è la qualunque, e sono meravigliose, veramente. Allora, è stata forse la prima volta che l'assistant mi ha detto: ma cosa hai fatto alla pelle oggi? Cioè, che lui l'abbia notato, perché lascia la pelle quasi glossata anche quando si assorbe. Meraviglioso, meraviglioso. Infatti adesso comprerò tutta la linea, questa qua, Time Return alla melatonina, certamente. Poi, allora, sapete la mia adorazione per le matite occhi di Sheila Cosmetics, la nera, l'adoro. Sono matite cremose, waterproof, ma che si fissano. Era solo una matita perché c'era solo la nera, adesso è uscita anche la marrone. Ve ne ho già parlato, ma ve ne volevo riparlare anche qui, perché questa è veramente una matita fantastica. Ce l'ho oggi nella riva interna. Sono cremose, scriventissime, ma poi si fissano. La nera e la marrone, fantastiche, punto a capo. Come? Ve l'ho parlato in un altro video, ma ne volevo riparlare qui perché è veramente un altro di quei prodotti che fanno la differenza. Secondo me è veramente una gran formula e un gran prodotto. È di Code Beautiful ed è il Lid Lift Enhance. Questo è un primer che si può usare anche come correttore slash proprio tonalizzante per l'occhiaia, che ha un effetto che nasce come liftante della palpebra, e lo fa. È il primo primer che io provo che veramente pialla la zona. Nasce con questa funzione, si chiama lift, mica per niente. L'ho messo su anche oggi e vi permette proprio di usare anche ombretti un pochettino più low cost, più texturizzati, perché ha proprio questo effetto lisciante, compattante della superficie della palpebra, e mi piace anche molto nella prima parte del contorno occhi. Veramente un bel prodotto. Io ho preso il colore Fairer Soul, che è il più chiaro, che per me va benissimo. Poi, allora, Devo assolutamente parlarvi di queste matite occhi, perché non sono matite che a me piacciono nella rima interna, non le trovo sufficientemente scriventi, ma sono le prime matite al mondo con le quali io riesco a fare l'eyeliner. Vi spiego. Si chiamano Nicor Bear Azimuth Stroke e sono delle matite a micromina che però tendono ad essere quasi piatte in fondo, e questa forma, cioè, ci ho fatto l'eyeliner oggi, guardate cosa intendo. Cioè, voi riuscite ad, perché sono dure, ok? E per quello che non scrivono molto nella rima interna, ma per fare il flick dell'eyeliner, cioè, non dovete neanche usare un pennellino per sfumarle. Io ho preso la viola e la marrone. I colori non corrispondono molto alle foto, eh? Cioè, sono una classica viola, questa è la viola, che poi è una lilla quasi. Cioè, guardate, se io volessi fare un flick, non so come farlo vedere, ok? Facciamo così. Io vado su, rientro, e riesce a fare un eyeliner con una matita, cioè, così visto fa schifo, ma ci siamo capiti. Riesci veramente a farlo, cioè, con questa, come i video di Charlotte Tilbury dove fanno trick, trick, cioè, vedete? È pazzesco, veramente, non ero mai riuscita prima, dovevo sempre usare poi un pennellino, sfumare, ripulire cose, con queste riesco, ma mi piacciono per fare l'eyeliner, non nella rima interna. Poi, dove c'è? Abbiamo quasi finito. Una crema viso bomba, no scusate, un siero viso bomba, perché no, una crema. Ora vi dico perché questo dubbio, perché in realtà avevo messo nel carrello tutti e due, ma poi sapevo di dover testare quello ialuronico, ho detto che senso ha che ci metto un altro siero, ma poi l'ho tolto, adesso avevo un secondo il dubbio di quale avessi scelto alla fine, era la crema. Ok, questa è di una marca che si chiama Vidal Force ed è la Glow Up Anti-Aging Cream. Ora, questa ragazza è bomba a mano, veramente bomba a mano. Considerate che il lattivo chiale contiene il bakuchiol all'1%, il bakuchiol, lo sapete, ormai ve l'ho detto mille volte, è un'alternativa naturale al retinolo, ma che è testato nei risultati ed è considerato un attivo comparabile in termini di risultati senza tutti gli effetti collaterali potenziali. Ma insieme al bakuchiol ci sono 38 attivi. Avete presente la crema di Macron Active che costa 300 euro, che punta appunto su cose come 50 attivi naturali? Ecco, questa qua però non arriva a 50, ben sotto i 50. Dunque, abbiamo bakuchiol, poi abbiamo axantina antiossidante, spirulina, cellule madri vegetali,
l'alga fucus, l'alga nori, un altro po' di alghe, poi abbiamo la vitamina C pura, e cioè, tra l'altro non testa su animali, naturale, vegan, col pack 100% riciclabile. Ora, abbiamo collagene idrolizzato, acido ialuronico, una serie infinita di alghe tipo la mer, per capirci, abbiamo il ginkgo biloba, il gluconolactone che è un super idratante, abbiamo il ginseng che è un bel antiossidante, l'antoina, abbiamo il cranberry, abbiamo un sacco, ed è una formula bellissima, spagnola, e che tra l'altro ha una texture che sembra quasi... non un siero, però ve lo mostro, è tipo una lotion cream come texture, e la cosa pazzesca è che quando si assorbe molto velocemente, perché non unge per niente, avete questo effetto compattato della superficie della pelle. È veramente un gran prodotto. Infatti, vabbè, ordinano anche il siero, lo sapete già, però sapevatelo, questo è un gran prodotto. Poi abbiamo quasi finito, dunque un'altra palette che ho trovato bellissima, questa è nello spettro colori opposto, cioè andiamo sui colori freddi, è sempre di Wycon e si chiama Gleaming Rocks e Shadow Palette. Ora, da che Wycon ha il suo, come si chiama, il suo, la sua store anche su Amazon, compro molto di più, ok? Questa palette è meravigliosa, ragazzi, la storia dei colori, la resa dei colori, ora vi mostro per farvi capire a che livello siamo. Il mio colore preferito è Jewel ed è un salvia verde glitterato, cioè, ma stiamo scherzando, siamo seri? Oppure adoro, dov'è l'altro colore mio preferito? Dov'è? Romantic, che è un colore stranissimo perché è un argento platino super metallizzato e glitterato. Ad esempio è bellissimo anche il matte che si chiama Precious, che è proprio un mauve grege che in sfumatura è freddo, bellissimo. Ragazzi, questa palette è bellissima, guardate il Luxury che colore particolare, è un argento e in sottotono azzurro, no ma non lo so, ma scherziamo? Questa palette è bellissima. Poi c'è Deep, che è un blu scuro, c'è Starlight, che è una sorta di eye topper slash ombretto blu lilla. Bellissima, meravigliosa. Mi dispiace che di Wycon se ne parli sempre meno, ma perché con tutti i nuovi brand, tutte le nuove uscite, alcuni marchi tendono a uscire un po' dai radar, altri entrano, no? Nei radar. Però credo che Wycon debba rientrare di più nei radar, perché effettivamente sta facendo delle cose, secondo me, molto belle. Poi abbiamo questo marchio che si chiama Face Theory, ed è un sacco che mi dite di questo brand, e allora quando l'ho visto su Amazon ho sbirciato e ho preso un prodotto, l'ho provato e ho detto wow, ok? Questa è una crema da notte, va bene? Perfetta, tanto abbinata allo ialuronico che vi ho mostrato prima. Si chiama Relaxing Night Cream, per tutti i tipi di pelle senza profumo. Allora, la cosa che mi fa impazzire di questa crema è il fatto che ha una formula semplice ed efficace. Considerate che abbiamo ialuronico, vitamina C, in una base che è un burro di karité, quindi abbiamo infatti una texture fouetté, sembra quasi un budino che acquisisce consistenza mentre la sfumiamo sul viso, e poi contiene oliva, albicocca, riso, e poi abbiamo appunto ialuronico, aloe, vitamina C, acido ferulico, vitamina E. È una bomba antiossidante, l'abbinamento ferulico, vitamina C, vitamina E è tipico di SkinCeuticals, e abbiamo anche una bellissima quota lipidica. E veramente è un bellissimo prodotto, unica cosa, questa ha la sua consistenza, come dicevo è un budino che poi si lavora, no? Sentite il karité, comunque gli oli nobili contenuti, non lo consiglierei a una pelle grassa, anche se da notte siamo tutti più tolleranti con le texture, ma se volete una coccola, quasi un balsamo, ecco, sembra quasi un balsamo, da notte, super antiossidante, quindi anti-aging, io ve lo straconsiglio, veramente un bel prodotto, proverò altro certamente. Poi ho trovato un profumo. Allora, voi non sapete da quant'è che io voglio parlarvi di questo marchio, che avrete visto tutti su Amazon. Si chiama Eclat. L'unico problema è che io ho 3 o 4 profumi e ogni volta sono out of stock quelli di cui voglio parlare. Ma oggi vi parlo del numero 171 Eau de Parfum. Ora, hanno un packaging, soprattutto il packaging primario, che è molto lussuoso perché è un vetro con tappo magnetizzato, cioè sembra un po' Chanel, a me ricorda un po' Chanel numero 5 come vibe, ok? Questo è una fragranza, l'unica cosa, alcune di queste fragranze, non tutte, hanno un approccio leggermente alcolico appena evaporate, quindi io vi consiglio di
fargli prendere un attimo aria così va via la componente alcolica. A me questo profumo piace molto perché ha una nota leggermente fruttata di base. Io non amo i profumi fruttati, ma non è un profumo fruttato, anzi ha tutta una sua opulenza di base, ma è come se questa opulenza leggermente orientaleggiante fosse stemperata da un qualcosa di più fiorito e vanigliato in superficie, rendendolo un profumo non pesante, non il classico oriental, ok? È un profumo sfaccettato, dolce, ma non è soltanto un gourmand. A me piace moltissimo, molto molto particolare, molto complesso, molti strati, soprattutto per un prezzo come questo, quindi a me piace. Poi, ultimo prodotto, poi abbiamo un bonus, è questa meraviglia qui. Allora, questo tonico, se non sbaglio è coreano pure lui, vero? Sì, è spettacolare, soprattutto perché si inserisce in qualsiasi skincare routine senza che ne cozzino gli ingredienti. Ora, è un marchio coreano che però nasce come clean, come concept, come packaging, come tutto. Si chiama Godal e questo qua è il loro Vegan Rice Milk Moisturizing Toner. Ora, plastica è riciclata al 30% e ciao. La cosa bella è che è una formula vegana, una texture di un tonico che però è tra il lotion e il gelificato, sembra quasi una essence, nonostante poi, soprattutto quando la pelle lo assorbe, diventa molto più acquoso di come sembra la prima volta che toccate la texture. Ed è un prodotto che sfrutta, oh il tedesco perfetto, sfrutta un brevetto che loro hanno fatto che si chiama Vegan Rice Milk, ok, che è il loro trademark, e ha un pH basso, infatti è un prodotto molto 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 delicato. Abbiamo l'estratto di clorella, acido ialuronico, questo brevetto appunto che hanno loro, e poi abbiamo il pantenolo lenitivo, abbiamo una piccola parte di quota lipidica data dal caprilic trigliceride, che sono veramente degli oli a bassissima densità, e poi abbiamo le ceramidi e la vitamina E. Perché mi piace questo prodotto? Perché è super emoliente, super idratante, super perfetto anche dopo un peeling, o se usate dei sieri esfolianti, quando volete dare comfort alla pelle senza aumentare la quota lipidica. Ed è molto delicato, proprio questo effetto quasi riconfortante sulla pelle. Bellissimo, meraviglioso, mi piace tantissimo. Ok, queste sarebbero le mie scoperte Amazon, ma ho un bonus. Vi dico perché è un bonus, perché è un prodotto che non ha un price point tipico dei prodotti solitamente che io parlo, di cui parlo su Amazon, ed è un prodotto particolare, non sicuramente necessario, ma che a me piace da impazzire nonostante la presenza di paraffina. E ora vi dico perché. È sempre di Max Clinic, questo marchio coreano, ed è ispirato al Gua Sha, come il device di cui vi ho parlato poco tempo fa su Instagram, vedete? Allora, è uno stick solido ed è un concentrato che ha un inci anti-aging di quelli che quando lo leggi tu svieni, ok? Considerate che ha un complesso, credo che sia il prodotto più peptidico che io abbia mai visto in vita mia, ok? Abbiamo, non so, 50 peptidi diversi e poi abbiamo liquirizia e collagene idrolizzato, pullulan effetto tensore, seriamente saranno 50 peptidi, un sacco di estratti, ha una formula molto molto complessa, veramente, è stato addirittura di plankton, e mamma mia come è scritto piccolo, abbiamo diverse forme di collagene, abbiamo l'estratto di centella asiatica, la vitamina E, acido oleico, linoleico, vitamina E, estratto di miele, moringa, allantoina, calamina, fermentati, ma c'è una roba meravigliosa, abbiamo la vitamina C derivata, altri peptidi, ok, dunque. Questo è un prodotto, è uno stick molto solido, il mio consiglio è di scaldarlo prima di applicarlo ed è un prodotto che fa frizione in un certo senso, ma come lo uso? Perché vi ho detto c'è la paraffina, io solitamente non amo la paraffina, ma in questo caso mi piace perché io lo uso non come siero, lo uso come lock-in alla fine del mio trattamento per scolpire il viso veicolando i principi attivi esattamente dove li voglio e sfrutto la paraffina presente per creare un ulteriore strato di lock-in che io sciacquo alla mattina, ok? Dunque, cosa faccio? Faccio la mia skincare routine, metto la mia crema notte, finito. Quando si è tutto asciugato, come se fosse un gua sha, io inizio dalla parte concava e faccio
il lift del contorno, ok? Poi parto dalle nasogenine e faccio così, in questo modo, proprio in sollevamento, e noterete che l'attrito vi sembra che state usando un gua sha davvero, perché sentite proprio, ok? Poi vado sulla fronte, a parte così, e vado in lissage verso l'alto. Non lascia strati unti, non si scioglie come un olio, rimane abbastanza solido, ceroso, ok? Dopodiché con le dita spingo bene il prodotto nelle zone di sculpting, ok? Voi vi svegliate al mattino, avendo rilasciato così tanto collagene, così tanti peptidi, così tanto pullulan, così tanto ialuronico, esattamente nelle zone di cedimento strutturale, avete il viso più scolpito. Motivo per il quale non soltanto tollero, ma apprezzo la paraffina in questo caso, perché veramente non lo metto su tutto il viso, lo uso come tool scolpente che mi rilascia una bomba di principi attivi esattamente dove li voglio. Quindi parte bassa, zigomatico, praticamente il movimento che faccio è come usassimo un gua sha. Parto dall'angolo del naso e mi fermo all'orecchio. E poi a volte lavoro anche qui in questo pezzo e poi tutta la fronte verso l'alto. Mi piace da morire, formula incredibile, prodotto però che non costa 10 euro. È meno di 50, ma non 10, quindi ecco perché ve l'ho messo a parte, perché solitamente su Amazon vi parlo di prodotti meno costosi. Vi chiedo ancora scusa per la base viso di oggi, ma ho girato un video prima di questo, è successo un disastro che ho cercato di risolvere, ma non così tanto bene. Bene, io spero di cuore che questo video vi sia piaciuto. Se così è stato, mi raccomando, pollice in su e iscrivetevi al canale. Vi auguro una splendida giornata. Anzi, ultima cosa, nel caso ve lo stesse chiedendo, sulle labbra ho un rossetto di MAC dei nuovi Lasterglass ed è Agmi, uno dei più bei rossetti che MAC abbia mai creato. Bene, nel caso lo voleste sapere. Un bacione!